Buongiorno Francesca Mencacci, La Nazione. Mister, buongiorno. È stata utile questa sosta? Su cosa avete principalmente lavorato? E chiudo con Strizzole dell'Orco, come stanno? Grazie. Abbiamo lavorato intanto sulla parte atletica che è importantissima per noi, per il nostro modo di giocare, la nostra mentalità. Abbiamo acquisito una, secondo me, migliore condizione fisica nella omogeneità della squadra, perché magari c'era qualcuno che non era non tutti erano allineati a livello di condizione, quindi questo ci ha permesso di guadagnare degli step a livello di condizione fisica. Poi abbiamo, diciamo, più o meno recuperato, sia dell'Orco che Strizzo sono recuperati, tranne Struna e Matos e infortuni di lungo corso, diciamo che siamo al completo, quindi questo ci rende ulteriormente contenti perché averli tutti è meglio che averne tanti fuori. Riccardo Giulietti, buona giornata. Buongiorno. Allora, Piro Genova è una partita di cartello da sempre, e due squadre alla ricerca di punti per opposte motivazioni. Allora, il Genova è una squadra che soprattutto il primo tempo pressa alto, parte di rincorsa. Il Perugia, credo che sempre, ma in questo particolare frangente dovrà avere una motivazione iniziale abbastanza, un approccio importante. Vi siete preparati su questo specifico Allora, non è argomento? che ci siamo preparati su un unico contesto perché conosciamo tutti il Vallo Genoa e la rispettiamo, però noi siamo nella condizione che non possiamo permetterci timori riverenziali nei confronti di nessuno, quindi col massimo rispetto, ci mancherebbe altro del Genoa, noi siamo consapevoli che dobbiamo tirar fuori una grande partita per portare a casa il risultato, ci siamo preparati bene per farlo e quindi non ci resta che giocare a questa gara, ripeto. Non è solo un contesto di come parte, primo tempo, sì, conosciamo anche noi i numeri, però sai, ogni partita poi ha una storia a sé, quindi è difficile dire, primo tempo fanno gol e poi non lo fanno, quindi è tutto, secondo me, molto, molto relativo. Quello che conta è che noi abbiamo preparato questa gara nella maniera migliore possibile e speriamo di giocarla ancora meglio. A livello fisico, oltre che a livello mentale, i ragazzi sono caricati, insomma, stanno Ma bene. la squadra sta bene perché oltretutto nelle ultime partite ha dimostrato essere in crescita e quando c'è per una squadra che gioca come noi, in cui preferisce sempre andare in aggressione sull'avversario, giocare in verticale, la condizione atletica è fondamentale. Quindi noi abbiamo guadagnato, secondo me, degli step sotto questo aspetto qui. L'avevamo dimostrato a Frosinone, si è confermata a Modena, domani mi aspetto un ulteriore passo in avanti sotto questo aspetto. Poi, a prescindere dall'avversario, noi dobbiamo fare la nostra partita. Mister, buongiorno. Buongiorno. Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web, Radio TV Perugia. Ritornando alla partita di Modena, la consapevolezza, la certezza che è uscita fuori che questo gruppo finalmente si è ritrovato, è unito, sa per quello che deve lottare, sa che giustamente bisogna tirarsi fuori da questa situazione. Questo sicuramente è molto importante a livello di gruppo, l'unità del gruppo. Assolutamente sì, è un gruppo coeso, compatto, rimano tutti alla stessa parte con entusiasmo e con grande convinzione. È chiaro che, come ho già detto, le cose si risolvono col tempo, non si risolvono la sera alla mattina, perché comunque siamo in rincorsa, dobbiamo rincorrere. È importante manifestare sempre dei progressi, dei passi avanti. Speriamo che venga questa benedetta vittoria che ci permetterebbe anche a livello non solo di classifica, ma anche a livello morale, a livello, come posso dire, di fiducia, di autostima, dare una spinta straordinaria in alto. Prego. Mister, a Modena abbiamo visto Antonello Ferroni, messaggero, chiedo scusa. Sì. A Modena abbiamo visto un centrocampo veramente entrato in condizione, si è visto un miglioramento. E poi abbiamo visto un Kwan tornato in una posizione più avanzata. Pensa che quell'esperimento possa essere ripetuto anche domani o era estemporaneo per la partita di Modena? A me non piace dare vantaggi all'avversario, è chiaro che è una soluzione che noi abbiamo comunque messo in pratica, è una soluzione che abbiamo e se serve non ci priveremo certo di questa che secondo me è stata una particolarità che ha portato dei vantaggi. Siamo riusciti ad essere più aggressivi, più in alto.
e comunque il Genova ha aggredito, non va fatto giocare, questo si è detto per inciso, né alti né bassi né a metà. Il Genova ha aggredito nei primi tempi, nei secondi, cioè dal primo minuto fino all'ultimo. Noi siamo mentalizzati a fare una partita 90 minuti a manetta, andare in aggressione, non farli giocare, perché è normale che è una squadra che è dotata di qualità, di palleggio, di grandi giocatori, però i grandi giocatori, se sentono la pressione dell'avversario, comunque anche essi fanno fatica. Questo è un po' il principio di quella può essere questa partita. Poi aggredire col trequartista o col tre o col play a centrocampo, secondo me cambia, ma poco, non più di tanto. Buongiorno mister, Carlo. Buongiorno. Porcini di Corriere dell'Umbria. In parte lo ha già fatto capire prima, ma una vittoria domani in una partita così importante contro un avversario di spessore in casa può rappresentare, ha la sensazione che possa rappresentare una svolta per il campionato del Perugia? Allora, si parla sempre di svolta, però la svolta è comunque un momento, come posso dire, no? In cui uno chiude col passato. Noi siamo in crescita, questo è un campionato che non è che riesce a vincere tante partite di seguito, non ci riesce nessuno, perché è un campionato molto livellato, molto difficile per tutti. Per noi rappresenterebbe sicuramente una boccata d'ossigeno straordinaria, oltre che una iniezione di autostima, come ho detto prima. Noi la vogliamo questa vittoria, la vogliamo, sono da alcune settimane che la stiamo rincorrendo. Conosciamo le difficoltà che ci può creare la squadra che affrontiamo domani, però come ho sempre detto, noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, e se miglioriamo, se cresciamo, poi anche perché l'avversario ogni domenica cambia, ogni domenica è un avversario importante, però se cambiamo noi, che riusciamo a essere più, alzare le prestazioni, poi vedrai che cambieremo anche i risultati. Sì. Buongiorno mister. Buongiorno. Giancarlo Pacini, Umbria TV. Le volevo chiedere questo: una squadra sicuramente in crescita, le ultime due gare in particolare hanno detto questo. I ragazzi rientrando dall'allenamento di oggi sereni, carichi, quindi vogliosi di fare bene, visto che lei è un uomo che ci ha abituato a vedere anche dei filotti, quindi noi non è che vogliamo sognare, però da Salerno ha fatto delle cose enormi e il momento adesso è difficile. E ritieni che dal Castori 2, da quando è rientrato, sta ritrovando quel gruppo che potrebbe quanto prima, perché noi non vogliamo assolutamente pensare che stiamo a navigare in questa classifica, quindi che può davvero prendere una marcia spedita? Cioè, allora, a me guardare indietro non piace, perché ogni partita poi è una storia a sé, ogni partita è difficile ricollegarla con quella passata, quindi, però di sicuro dalle quattro partite sono entrato, di cui tre ne abbiamo fatte fuori casa, affrontando Regina e Frosinone, che sono avversari comunque tosti, forti, una prima, la seconda. Poi abbiamo sbagliato il primo tempo con il Cittadella, ma io torno a ribadire che senza certi episodi la partita non l'avremmo mai persa, visto che poi a Modena si è fatto bene, quindi c'è una costante da quattro partite a questa parte che la cresce. Ci manca una vittoria importante, non nascondo, non mi nego che la vogliamo a tutti i costi, pur nella consapevolezza, attenzione che dopo a volte vengono estrapolate le parole, della caratura tecnica del Genoa, che rispettiamo, però per noi sarebbe, no, dobbiamo andare a far punti con tutti, noi non ci possiamo permettere timori riverenziali, perché abbiamo l'impellente necessità che ce lo dice la classifica, dobbiamo far punti. Mister, una curiosità: ieri c'è stato l'evento legato all'Academy, volevo un suo punto di vista su questa bella giornata. Ma grazie. Sicuramente è una bella cosa, perché comunque l'Academy significa lavorare con i giovani. Poi ho scoperto ieri che il Perugia ha tante Academy, ha tanti ragazzini che sono iscritti a queste scuole calcio, ha una struttura importante, questo significa che ha una credibilità, ha un blasone, ha una storia che viene ancora rappresentata, no? E questa è una cosa molto bella. Poi, ripeto, lo sport deve fungere anche da veicolo di educazione sociale, perché non tutti magari diventeranno calciatori di Serie A, però l'importante è che diventano sportivi, o quantomeno uomini che crescano con dei valori che il calcio ti tiene lontano da altre distrazioni. Quindi è una cosa, sicuramente è un plauso, io l'ho fatto ieri anche ai diretti interessati, perché poi chi allena 7 giorni per me è come se facesse una missione, quindi
e so benissimo le difficoltà che ha, le difficoltà che hanno anche in tutti i livelli strutturali, ambientali, coi genitori, eccetera, insomma è un delirio. Quindi meritano sicuramente un plauso e che questo devono essere incoraggiati, perché appunto si riconosce questo tipo di difficoltà. La settimana scorsa Bartolomei ha posto l'accento su come a centrocampo manchi un po' un certo numero di gol per cominciare anche a permettere al Perugia di svoltare. È un qualcosa a cui sta pensando anche lei, e come ci si prepara per fare in modo che magari in quel reparto qualcosa possa andare meglio da questo punto di vista? Noi giochiamo con 5 centrocampisti che secondo me sono comunque un buon, ti garantiscono un buon assetto sia nella fase di copertura che nella fase di possesso palla. È chiaro che, come ho detto prima, magari avere una maggiore tranquillità ti aiuta anche a avere meno ansia, meno apprensione, meno paura di sbagliare. Quindi secondo me viene tutto di conseguenza dopo aver magari, ecco, dovrebbe essere riusciti a, insomma, no, è un risultato importante, secondo me ti fa cambiare un po' il modo di vedere le cose.